Oggi Residenza del Futuro a Magenta riceve il certificato condominio 7 stelle, quale uno dei condomini in Italia con la più alta qualità della vita. Siamo il terzo condominio in Italia a raggiungere il punteggio massimo. Questo condominio è nato col concetto di riuscire a portare a Magenta quello che è il massimo della qualità della vita, comunque uscendo con un prezzo estremamente concorrenziale. Questo condominio è molto d'avanguardia sotto tre aspetti: aspetto ecologico, economico e sociale. Al di là dell'aspetto economico e ecologico, che vanno un po' di pari passo, ormai molti condomini o molte costruzioni hanno sistemi avanzati come la geotermia o sistemi solari, qua abbiamo spinto molto la parte sociale con sistemi di automatizzazione che permettono di vivere la casa in assoluta facilità, soprattutto le categorie più sensibili come le persone diversamente abili o le persone anziane. Con la voce è possibile controllare tutta la casa, da abbassare i tapparelli, a spegnere le luci o alzare e abbassare la temperatura, indipendentemente anche da remoto, con un semplice cellulare, oppure per persone che hanno possibilità anche con la voce o con un semplicissimo tasto. Consideriamo che tieni la manina. Ok, sempre prendo lo spettacolo. Tieni un pochettino per te. Salve, diamo la benzione lì dentro al caldo, così che anche i giornalisti non si raffreddano. Oggi è potuto intervenire per presentare questa casa che non è solo, diciamo così, una classe A più, ma tanta tecnologia, specialmente la domotica, ma che facilita chi abita. È una casa non solo per giovani di chi sa usare il smartphone, ma anche un domani, io dico, un anziano non ha bisogno di andare a casa di riposo, qua può essere seguito sia dai figli o dai parenti, ma anche perché qua ci sono convenzioni con da badanti, imprese di pulizia, infermieri, cose del genere, che a ore possono fare, diciamo così, quegli interventi, quel bisogno che hanno. È tutto video sorvegliata, diciamo, ci sono tante cose, tutto, diciamo, un insieme di tecnologie che nessuno applica, perché oggi uno guarda il commercio dove conviene, dove spende, dove gli costa meno il creare, dove vende. Qua proprio applicato il massimo di quello che oggi offre, diciamo, il comfort e, diciamo, il risparmio energetico. Di esperienza il progetto nasce un po' ed è stato un po' ideato sulla base di quello che è un po' il mondo degli alberghi, non a caso le stelle contraddistinguono anche questo progetto, così come quello degli alberghi, proprio per dare un'idea immediata al mercato di quello che è un contenuto e una qualità di questo contenuto abitativo, che non è riconducibile al lusso, ma è riconducibile alla qualità proprio della vita che si può svolgere all'interno di un condominio, attingendo non tanto alla realtà dei singoli appartamenti, dove meno male vige una logica di soggettività e di scelte di impostazione personale, quanto invece molto di più al senso della comunità. Adesso per le targhe invece andiamo a prendere la pizza sotto. Sono quelli che vogliono iniziare. E quindi